poi siete leggenda, l'iniziativa è una cosa, vi ringrazio ai tifosi di quelle che mi hanno fatto sentire, per ringraziare di quelle che ho vissuto con loro, con la mia associazione che ho creato un anno e mezzo fa, e perché ho sempre il mondo della beneficenza, è una cosa così bella che ho sempre fatto. Ma non soltanto le volte con le soldi, le volte basta aiutare una persona anziana, fare un sorriso a un bambino, e l'ho sempre fatto. E per quello che oggi mi ha portato un'altra volta a poter aiutare i bambini a fare lo sport, che secondo me è importante per la creazione, per il rispetto, per il valore che oggi non si vedono più, e lo trovo assurdo di pagare 1.000 euro, una volta si giocava in mezzo alla strada, oggi purtroppo è difficile, e quindi noi facciamo il massimo. Per l'unica cosa di veramente aiutare questi bambini, perché sono loro il futuro, noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto e oggi lo vogliamo fare ancora meglio, e per questo ci tengo molto a questi eventi, a essere nello stadio pieno, a ritrovare l'amore per questa maglia che ci abbiamo sempre avuto, i tifosi che sono stati invidiati da tutto il mondo, però bisogna ricominciare a ripartire, non fermarci sulle sue posizioni, perché sennò non salire da nessuna parte. Allora ho voluto creare questo evento per magari ripartire da quel giorno tutti insieme con lo stesso obiettivo di amore per questi colori e magari provare anche a vincere. Quindi ecco, l'occasione giusta per riportare un po' di gente allo stadio, insomma ultimamente ce n'è un po' poca, sì, purtroppo. È una tristezza, una delusione, però dobbiamo, come ho detto, lasciare l'orgoglio da parte delle barriere che ci abbiamo, delle strutture che ci abbiamo. Dobbiamo soltanto pensare che facciamo bene ai bambini, all'amore per queste colore, e da lì ci viene più naturalmente di venire allo stadio per festeggiare con i bambini, con gli amici, e per vedere tutta la storia dell'ex cacciatore che scenderanno in campo. Senti, l'emozione di scendere in campo con tanti campioni? Bello, bello, sempre un piacere, l'emozione è sempre la stessa. Una cosa, l'emozione, giustamente, non è sentimento, non è mentale, proprio parte dal cuore, è difficile da descrivere, però mi mancava, è un bel po' che non scende. Senti, una curiosità, quante maglie numero 10 e quante fasce di capitano serviranno? Per... Tante, numero 10, tante capitano, ma questa è la cosa bella. Poi ci sono tante sorprese per i bambini prima della partita, noi che vorremmo sbandierare un po' anche dentro la curva, dentro la Tevere, dentro la Montemario, stare con loro per fare qualche foto, per cantare insieme e poi dopo scendere in campo, pure questa è una cosa.